Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata ai grandi fotografi e oggi parliamo di un fotografo contemporaneo italiano. Sto parlando di Ferdinando Scianna. Scianna nasce a Bagheria il 4 luglio del 1943 e sarà il primo fotografo italiano a far parte della famosissima agenzia Magnum. A soli 17 anni realizza ritratti in bianco e nero della sua Bagheria, comune della città di Palermo. Successivamente si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo, tuttavia non porterà mai a termine gli studi. Nel 1963 ha la fortuna di conoscere Leonardo Sciascia, quando questi visita la sua prima mostra fotografica a Bagheria e nasce subito una grande amicizia che sarà molto importante per la carriera di Ferdinando. Dopo 3 anni di lavoro, nel 1965 pubblica il libro Feste religiose in Sicilia, con testi proprio di Sciascia. Nel 67 poi Scianna si trasferisce a Milano e inizia a collaborare come fotoreporter per il settimanale L'Espresso, diventandone in seguito inviato speciale e poi corrispondente da Parigi. Nel corso degli anni poi tornerà più volte in Sicilia per fotografare i volti della sua gente e delle sue tradizioni popolari. Nel 1977 pubblica in Francia Les Siciliens, con testi ancora una volta di Sciascia, e in Italia La Villa dei Mostri. A Parigi conosce poi Henri Cartier-Bresson, le cui opere lo avevano influenzato fin dalla gioventù, e il grande fotografo lo introdurrà nel 1982 come primo fotografo italiano nell'agenzia fotografica Magnum, di cui diventerà membro effettivo nel 1989. Negli anni 80 poi lavora anche nell'alta moda e nella pubblicità, affermandosi come uno dei fotografi più richiesti, arrivando a lavorare anche per Dolce & Gabbana. E proprio per Dolce & Gabbana realizza la sua prima campagna fotografica di moda. Tuttavia per Ferdinando la fotografia di moda rappresenta un allontanamento dagli insegnamenti di Bresson e pur con un forte senso di colpa accetta comunque di realizzare questa campagna per Dolce & Gabbana, che aveva optato proprio per la Sicilia come location per la sua campagna pubblicitaria. E così Scianna decide di ritrarre la modella di questa campagna pubblicitaria proprio nei luoghi della sua infanzia, che naturalmente già conosceva e che aveva già fotografato. Questa campagna pubblicitaria, che ottiene critiche molto positive, è un vero e proprio trampolino di lancio per Ferdinando, che arriva a collaborare anche con riviste del calibro di Vogue e Grazia. Nel 1995 ritorna poi ad affrontare tematiche religiose, pubblicando Viaggio a Lourdes, mentre nel 1999 vengono pubblicate le foto del famoso scrittore argentino Jorge Luis Borges. Nel 2003 esce il libro Quelli di Bagheria, immagini che Ferdinando ha scattato prima di scoprire la sua vocazione per la fotografia, e poi rimaste per molti anni rinchiuse in un cassetto. E poi, insieme al suo concittadino Giuseppe Tornatore, in occasione del nuovo film del regista Bagheria in dialetto siciliano, pubblica nel 2009 il libro fotografico Bagheria Bagheria. Quello che si percepisce dalla fotografia di Ferdinando Scianna è un grande senso di appartenenza alle proprie tradizioni, concetto ben espresso dalle stesse parole di Ferdinando, quando dice: «Dopo 40 anni di mestiere e di riflessione, sono arrivato alla convinzione che la massima ambizione per una fotografia è di finire in un album di famiglia». Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante. Come al solito io vi ringrazio delle iscrizioni, dei commenti e delle visualizzazioni. Ragazze, vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!